Ciao, sono il dottor Max, della PharmaMax, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci in formato video, dove io personalmente vi leggerò i bugiardini. In questo video ti leggo il bugiardino del farmaco. Triumeq Vivelt Car SRL, unipersonale ultimo aggiornamento. 3 ottobre 2022. Cos'è Triumeq? Confezioni, informazioni commerciali sulla prescrizione, indicazioni, posologia, controindicazioni, avvertenze speciali e precauzioni di impiego, interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione, assumere Triumeq durante la gravidanza e l'allattamento, effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari, effetti indesiderati, sovradosaggio, proprietà farmacodinamiche, proprietà farmacocinetiche, dati preclinici di sicurezza, elenco degli eccipienti farmaci esteri. Cos'è Triumeq? Triumeq è un farmaco a base del principio attivo lamivudina più ibacavir più dolutegravir, appartenente alla categoria degli antiretrovirali e nello specifico antivirali per il trattamento dell'infezione da HIV. Associazioni. È commercializzato in Italia dall'azienda Vivelt Car SRL, unipersonale. Triumeq può essere prescritto con ricetta RNRL, medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, da rinnovare volta per volta, vendibili al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti. Confezioni Triumeq 50 mg / 600 mg / 300 mg 30 compresse rivestite con film. Informazioni commerciali sulla prescrizione. Titolare: Vivelt Car BV. Concessionario: Vivelt Car SRL, unipersonale. Ricetta: RNRL, medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, da rinnovare volta per volta, vendibili al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti. Classe H. Principio attivo: lamivudina più ibacavir più dolutegravir. Gruppo terapeutico: antiretrovirali. Forma farmaceutica: compresse rivestite. Indicazioni: Triumeq è indicato per il trattamento di adulti e adolescenti oltre i 12 anni di età, con peso corporeo di almeno 40 kg, con infezione da virus dell'immunodeficienza umana, IV. Vedere paragrafi 4, 4 e 5, 1. Prima di iniziare il trattamento con medicinali contenenti ibacavir, deve essere eseguito uno screening per la presenza dell'allele HLA-B5701 in ogni paziente affetto da HIV, a prescindere dalla razza, vedere paragrafo 4, 4. Ibacavir non deve essere utilizzato nei pazienti in cui sia nota la presenza dell'allele HLA-B5701. Posologia: la terapia deve essere prescritta da un medico con esperienza nella gestione dell'infezione da HIV. Posologia: adulti e adolescenti, peso corporeo di almeno 40 kg, la dose raccomandata di Triumeq negli adulti e adolescenti è di una compressa una volta al giorno. Triumeq non deve essere somministrato agli adulti o adolescenti con un peso corporeo inferiore ai 40 kg, poiché è una compressa a dose fissa e tale dose non può essere ridotta. Sono disponibili preparazioni separate di dolutegravir, ibacavir o lamivudina nei casi in cui sia richiesta la sospensione o l'aggiustamento delle dose di uno dei principi attivi. In questi casi il medico deve fare riferimento alle specifiche informazioni di questi medicinali. È disponibile una preparazione separata di dolutegravir nei casi in cui sia indicato un aggiustamento delle dosi a causa di interazioni farmacologiche, ad esempio, rifampicina, carbamazepina, oxcarbazepina, fenitoina, fenobarbitole, erba di S. Giovanni, etravirina, senza inibitori della proteasi potenziati, efavirenz, nevirapina o tipranavir/ritonavir, vedere paragrafi 4, 4 e 4, 5. Dosi dimenticate: se il paziente dimentica una dose di Triumeq, deve prenderla appena possibile, solo se mancano più di 4 ore all'assunzione della dose successiva prevista. Se l'assunzione della dose successiva è prevista entro le 4 ore, il paziente non deve prendere la dose dimenticata, ma semplicemente assumere la dose usuale al momento stabilito. Anziani: dati disponibili sull'impiego di dolutegravir, ibacavir e lamivudina nei pazienti di 65 anni di età ed oltre sono limitati. Non vi sono prove che i pazienti anziani richiedano una dose differente rispetto ai pazienti adulti più giovani, vedere paragrafo 5, 2. Si consiglia particolare cautela in tale gruppo di età a causa dei cambiamenti associati all'età stessa, come la diminuzione della funzionalità renale e l'alterazione dei parametri ematologici. Compromissione renale. Triumeq non è raccomandato per l'impiego nei pazienti con una clearance della creatinina 30 mL/min, vedere paragrafo 5, 2. Non è richiesto alcun aggiustamento delle dose nei pazienti con compromissione renale lieve o moderata. Tuttavia, l'esposizione alla lamivudina è aumentata in maniera significativa nei pazienti con una clearance della creatinina 50 mL/min, vedere paragrafo 4, 4. Compromissione epatica. Ibacavir è principalmente metabolizzato dal fegato.
Non sono disponibili dati clinici nei pazienti con compromissione epatica moderata o severa, pertanto l'impiego di Triumeq non è raccomandato a meno che non sia ritenuto necessario. Nei pazienti con compromissione epatica lieve, Killed Pug Score 5-6, è richiesto uno stretto controllo, incluso il monitoraggio dei livelli plasmatici di Abacavir, se fattibile, vedere paragrafi 4, 4 e 5, 2. Popolazione pediatrica: la sicurezza e l'efficacia di Triumeq non sono state ancora stabilite nei bambini di età inferiore a 12 anni. Non ci sono dati disponibili. Modo di somministrazione: uso orale. Triumeq può essere preso con o senza cibo, vedere paragrafo 5, 2. Controindicazioni: ipersensibilità ai principi attivi o ad uno qualsiasi degli eccipienti elencati al paragrafo 6, 1. Vedere paragrafi 4, 4 e 4, 8. Co-somministrazione con medicinali con ridotte finestre terapeutiche, che sono substrati del trasportatore di cationi organici, OCT, 2, incluso ma non limitato a fanpridina, nota anche come dalfampridina. Vedere paragrafo 4, 5. Avvertenze speciali e precauzioni di impiego: reazioni di ipersensibilità, vedere paragrafo 4, 8, sia Abacavir che Dolutegravir sono associati a un rischio di reazioni di ipersensibilità, HSR, vedere paragrafo 4, 8, e condividono alcune caratteristiche comuni come febbre, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione: Triumeq contiene dolutegravir, abacavir e lamivudina, pertanto ogni interazione che sia stata identificata con i singoli medicinali può verificarsi anche con Triumeq. Nessuna interazione farmacologica clinicamente significativa è attesa tra, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni riportate su letteratura scientifica internazionale prima di prendere Triumeq insieme ad altri farmaci come Biktarvy, Descovy, compresse rivestite, efavirenz entricitabina e tenofovir disoproxil aurobindo, efavirenz più entricitabina più tenofovir disoproxil Milan, efavirenz entricitabina tenofovir disoproxil Krka, efavirenz entricitabina tenofovir disoproxil Teva, efavirenz barra entricitabina barra tenofovir disoproxil Zentiva, entricitabina e tenofovir disoproxil aurobindo, entricitabina più tenofovir disoproxil doc generici, entricitabina e tenofovir disoproxil dottor Redis, entricitabina più tenofovir disoproxil EG, entricitabina più tenofovir disoproxil, entricitabina più tenofovir disoproxil Milan, entricitabina più tenofovir disoproxil Teva, Entriva, capsula, Entriva, soluzione, Eviplera, Fampira, Genvoia, Leustatin, Litac, Mavenclad, Odefsey, Strebild, Sintuza, Truvada, eccetera. Chiedi al tuo medico o farmacista di fiducia di verificare che sia sicuro e non dannoso per la tua salute. Assumere Triumeq durante la gravidanza e l'allattamento: posso prendere Triumeq durante la gravidanza e l'allattamento? Donne in età fertile: le donne in età fertile devono essere consigliate sul potenziale rischio di difetti del tubo neurale con dolutegravir, un componente di Triumeq, vedere di seguito, tenendo, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari: i pazienti devono essere informati che sono stati segnalati capogiri durante il trattamento con dolutegravir. Lo stato clinico del paziente e il profilo delle reazioni avverse di Triumeq devono essere tenuti in considerazione se si considera la capacità del paziente di guidare veicoli o di usare macchinari. Effetti indesiderati: riassunto del profilo di sicurezza: le reazioni avverse riportate più frequentemente e considerate possibilmente o probabilmente correlate a dolutegravir e abacavir barra lamivudina sono state nausea, 12%, insonnia, 7%, capogiri, 6%, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Sovradosaggio: non sono stati identificati sintomi o segni specifici in seguito a sovradosaggio acuto con dolutegravir, abacavir o lamivudina, se si escludono quelli indicati come reazioni avverse. Ove disponibile, si deve seguire un trattamento come clinicamente indicato o come raccomandato dai centri nazionali antiveleno. Non esiste un trattamento specifico per il sovradosaggio di Triumeq. Se si verifica un sovradosaggio, il paziente deve essere sottoposto ad un trattamento di supporto con monitoraggio appropriato, se necessario. Poiché la lamivudina è dializzabile, nel trattamento del sovradosaggio può essere usata l'emodialisi continua, sebbene tale pratica non sia stata studiata. Non è noto se abacavir possa essere eliminato dalla dialisi peritoneale o dalla emodialisi. Poiché dolutegravir è altamente legato alle proteine plasmatiche, è improbabile che venga eliminato significativamente dalla dialisi.
proprietà farmacodinamiche gruppo farmacoterapeutico. Antivirali per uso sistemico, antivirali per il trattamento dell'infezione da HIV, associazioni. Codice ATC. Ilunga 05R13. Meccanismo d'azione dolutegravir inibisce l'integrasi dell'IVA attraverso il legame con il sito attivo, proprietà farmacocinetiche. La compressa di Triumeq è risultata bioequivalente alla compressa di dolutegravir come singolo componente e alla compressa a dose fissa di abacavir barra lamivudina, ABC barra 3TC FDC, somministrate separatamente. Ciò è stato dimostrato, dati preclinici di sicurezza, non ci sono dati disponibili sugli effetti dell'associazione di dolutegravir, abacavir e lamivudina negli animali ad eccezione di un test negativo nel ratto in vivo sul micronucleo che testava gli elenco degli eccipienti nucleo della compressa manditolo e 421, cellulosa microcristallina povidone, K29, 32, sodio amidoglicolato magnesio stearato rivestimento della compressa alcol polivinilico, parzialmente idrolizzato biossido di titanio macrogolt alcoossido di ferro. Fonte, foglietto illustrativo. AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Le informazioni presenti possono non risultare essere aggiornate. Per avere accesso alla versione più aggiornata, si consiglia l'accesso al sito web dell'AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero che la PharmaMax ti sia stata utile, iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video bugiardini. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo farmaco esaminato.